Questa è una domanda che mi avete sempre fatto in molti. Ma Facebook a cosa serve? Ebbene, a tutti coloro che si fanno questa domanda e non riescono a darsi una risposta, io vorrei dire una cosa molto semplice. Attenzione perché è proprio sbagliata la domanda. Facebook non è uno strumento, non è qualcosa che serve per fare qualcosa. Facebook, infatti, è solamente un luogo virtuale in cui le persone si incontrano. Quindi, a che cosa serve questo luogo? Serve a far sì che le persone si incontrino. In altri termini, Facebook non è uno strumento utile per fare qualcosa, è semplicemente un luogo virtuale che favorisce gli incontri tra le persone. Ovvio che quando stiamo parlando di incontri riguardo un sito web, stiamo parlando semplicemente di persone che hanno un profilo e condividono con altre persone, che ne so, le loro idee, i loro pensieri, le loro foto, video, eccetera, e magari interagiscono commentandosi tra di loro. A molti questa definizione che sto dando potrebbe non dire un granché, ma in realtà, se ci pensate bene, il bisogno di comunicare è così forte, così profondo nell'uomo, che anche solamente un luogo in cui incontrare altre persone ha già di per sé un senso, anche solo se serve solamente a far sì che le persone possano incontrarsi e parlarsi tra di loro. Attenzione però, perché la vera forza di Facebook non è questa. La vera forza di Facebook sono gli utenti. Cioè, un conto è andare su un sito che consente di comunicare con altre persone e magari non trovarci nessuno e non essere in grado di comunicare. Un conto è andare su Facebook dove ci sono quasi tutti ed è facilissimo a quel punto comunicare con gli altri. Sapete che in Italia ci sono tantissimi telefonini, siamo uno dei paesi al mondo con la maggior penetrazione dei telefonini nella popolazione. E da quando al posto di usare i vecchi telefonini si usano gli smartphone, visto che la app di Facebook è una di quelle più installate, più usate in assoluto, questo ha fatto sì che di italiani connessi a Facebook, soprattutto tramite l'app dello smartphone, ce ne siano tantissimi. Oramai siamo arrivati a quasi la metà della popolazione nazionale. Su 60 milioni circa di abitanti, ce ne sono quasi 28 milioni di italiani che usano Facebook. Quindi la domanda corretta avrebbe dovuto essere: ma cos'è Facebook? Ebbene, Facebook è un luogo di incontro online in cui in questo momento si possono incontrare praticamente la metà dell'intera popolazione italiana, di qualsiasi sesso e di qualsiasi età. Quindi Facebook soddisfa il bisogno di comunicazione delle persone, ma attenzione, ci sono due modi differenti di usare Facebook. Un conto è usarlo, come si dice, da semplice utente, un conto è usarlo per scopi business. Infatti, solitamente le persone che mi fanno questa domanda, cioè a cosa serve Facebook, sono persone che vorrebbero utilizzarlo per scopi business. Per l'utente, diciamo così, normale, Facebook non ha bisogno di spiegazioni. Lo apri, ci trovi degli amici, inizi a commentare quello che postano loro o posti tu qualcosa, che ne so, delle fotografie, quello che hai in testa in quel momento, e praticamente lo strumento si spiega da sé. Invece, per chi vorrebbe usarlo per fare business, potrebbe essere un po' un mistero perché potrebbe non comprendere, come dicevamo prima, lo scopo, l'utilizzo di Facebook. Ebbene, visto quello che abbiamo appena detto, cioè che Facebook non è uno strumento che è stato creato per un preciso scopo, ma è un luogo in cui ci si incontra, è ovvio che se lo si vuole usare per fare business, bisogna usarlo in modo leggermente differente. Quindi, se vuoi usare Facebook solamente così per divertimento, per intrattenimento, ti basta che ti scarichi l'app sullo smartphone e inizi a usarla. Troverai probabilmente degli amici, dei conoscenti, delle persone che già conosci, inizi a interagire con loro, metti dei commenti, posta, metti like e vedrai che non ci sarà bisogno di approfondire ulteriormente. Se invece lo vuoi usare per fare business, allora devi studiarlo, devi cercare di capire come sfruttarlo a tuo vantaggio, oppure ti rivolgi a un professionista, a qualcuno che sa già come si fa. Ad esempio, se vuoi, scrivimi via email dicendomi quali sono i tuoi obiettivi, che cosa vorresti ottenere tramite Facebook e vedremo magari insieme di studiare un piano o qualche cosa che ti possa aiutare a sfruttarlo per il tuo business.
Vi posso già dire che essendoci su Facebook quasi la metà degli italiani, oramai lo si può usare per fare business un po' in qualsiasi settore. Certo, ci sono alcuni settori che funzionano di più ed altri che funzionano di meno. Bisogna proprio studiare una strategia di comunicazione proprio adatta al singolo business, quindi alla singola attività, alla singola azienda. Pertanto, in conclusione, Facebook non ha uno scopo preciso, come dicevo prima, è solamente un luogo in cui le persone vanno e si incontrano per soddisfare il loro bisogno, la loro esigenza di comunicazione. Però, se usato bene, nelle mani giuste, può avere degli scopi, degli utilizzi business, però bisogna saperlo usare molto bene. Se siete tra coloro che si fanno questa domanda, cioè a cosa serve Facebook, probabilmente non avete la più pallida idea di come usarlo per farci business. E allora rivolgetevi a un professionista che sa già come si fa, perché sinceramente è un po' di anni che c'è, è un po' di anni che si conosce, quindi un professionista sa già benissimo come utilizzarlo in questo senso. Ovviamente, come al solito, per ogni dubbio o domanda scrivetemi via email, tanto io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!